abbassamento della sabbia sarà il primo segnale di movimento in corso, afferma il presidente della Fondazione Cetacea Ollus di Riccione, che assieme ai 200 volontari attendono la schiusa delle uova di Luciana, la tartaruga caretta caretta che lo scorso 30 luglio ha nidificato in un tratto della spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro. La data ipotizzata è quella odierna, ma la situazione è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo. A partire da questa notte, che è stata data come possibile inizio delle date di schiusa dagli studi fatti dal centro Tondon di Napoli, noi manterremo l'area isolata dal pubblico. Potrebbe volerci qualche giorno, però noi siamo comunque pronti sia con i volontari che con i professionisti a fare, insomma, il massimo possibile perché tutto vada bene. La parte superiore del nido probabilmente si abbasserà. Quando si abbasserà vuol dire che è cominciata la schiusa delle uova, perché le uova si rompono e la sabbia penetra dentro le uova, quindi scende, e quello è il segnale più importante. Dopodiché aspettiamo che le tartarughine salgano da sotto e vengano fuori. In attesa del grande evento che da mesi ha incuriosito molti cittadini, la Fondazione ha già progettato le prossime manovre da utilizzare. Ci stiamo predisponendo per i cordoni di sicurezza e per allestire l'area che servirà al momento della schiusa. Quindi circonderemo il nido perché quella copertura verrà rimossa, si spianerà tutto. Facciamo una sorta di corridoio protetto con anche dei teli in modo tale che i piccoli, una volta usciti dall'uovo, hanno la direzione assicurata verso il mare.